È stata una settimana, diciamo, che è diventata mano a mano un po' complicata, e questa era una partita più, diciamo, di personalità e di pressione che non di tecnica e di quant'altro. È evidente che non siamo stati sufficienti da questo punto di vista, perché in qualcosa siamo mancati e questa cosa qui l'abbiamo pagata cara. L'altro dato evidente è che non siamo riusciti a limitare Johnson, che ci ha aperti in due. Abbiamo provato a marcarlo un po' con tutti i nostri lunghi e mezzi lunghi e non ce l'abbiamo fatta. La beffa nella beffa è che poi abbiamo noi di squadra una valutazione molto più alta di loro. Detto questo, io sono qui ovviamente a prendermi tutte le mie responsabilità e tutte quelle che mi competono, perché non può essere altrimenti. Questa era una partita importante. Era diventata anche un po' pesante da affrontare e purtroppo è andata come avete visto. Io mi sentirei di essere abbastanza d'accordo con te. È ovvio che siamo una squadra dove abbiamo bisogno di avere un po' tutti al meglio, un rendimento un po' medio-alto da parte di tutti. Ovviamente può succedere, ovviamente può succedere che non sia così, però specialmente in questa partita, per i motivi che abbiamo detto prima, ne avevamo bisogno, ecco. È difficile, insomma, è difficile. Riuscire ad essere all'altezza in partite come questa non è banale. Io ho fatto il giocatore, lo so, a volte ci si riesce, a volte no. E spiace perché, ripeto, ci siamo veramente complicati la vita. Alla fine, ma all'inizio, magari anche in fase di preparazione. Ripeto, non lo dico per dire, perché io faccio questo lavoro e quindi ci tengo. Poi per la Juve Caserta ci tengo due volte, tutte le responsabilità che mi competono ovviamente sono mie. Sai cos'è cambiato? Questo è un pensiero che poi condivido anche un po' con i miei collaboratori. Noi siamo una squadra soprattutto dalle caratteristiche individuali e quindi di squadra offensiva e abbiamo un sacco di giocatori che prendono fiducia dal far canestro. E le partite che abbiamo iniziato così, per noi è più facile iniziarla bene facendo i primi tre canestri che non facendo 0 su 3 come mi sembra abbiamo fatto oggi. Magari gli altri segnano, allora ti trovi già, non dico demoralizzato, ma non è l'andamento nostro. Ad esempio, la squadra dell'anno scorso era diametralmente opposta. Ogni squadra ha la sua caratteristica, ovviamente, credetemi, ci lavoriamo ogni giorno su questo aspetto, però fa parte anche un po' del DNA, non starnuto, scusate, del DNA di qualcuno dei nostri giocatori. Per rendere al meglio ha bisogno di fare due canestri. E questo succedeva anche quando vincevamo le partite, perché partivamo in un certo modo, partivamo in fiducia, ovviamente non dovrebbe essere così, ma è una cosa anche abbastanza soggettiva. E non solo della nostra squadra, eh. Diciamo che Watt, che è stato mo per molte partite uno dei nostri migliori giocatori, sicuramente oggi non possiamo dire che abbia fatto una partita brillante. Contemporaneamente con Linton Johnson è aumentata, diciamo, ma nemmeno l'aggressività, comunque diciamo un atteggiamento diverso, da giocatore magari anche molto più esperto, ha fatto cose buonissime in difesa, in attacco, e penso che sia stato giusto finire con lui. Faccio delle pause perché non voglio dire né parole di troppo né parole di meno. Però sicuramente adesso la classifica dice che bisogna guardarsi dietro e non davanti. Questo è, purtroppo i fatti sono fatti. No, no, io non ho parlato con nessuno, ma ve l'ho detto prima, cioè io non è che ho prosciutto sugli occhi, eh. Io le mie responsabilità di campo me le prendo. Verranno fatte le valutazioni che si ritengono opportune. Sul fatto che noi siamo, diciamo, un gruppo unito e coeso, mi dispiace vendervela così senza prove, ma vi garantisco che è così. Questo ve lo posso mettere per scritto e mi piacerebbe potervelo provare in qualche modo, ma credete perlomeno alla mia buona fede.